Quello che si è svolto sabato nel santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio è stato un pomeriggio speciale di preghiera che si ripete da moltissimi anni, ogni primo sabato del mese, al quale il vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Francesco Oliva, non ha mai voluto mancare. Proprio nel luogo mariano, tra i più visitati e meta costante di pellegrinaggi, ha voluto concludere ufficialmente la sua visita pastorale iniziata il 25 novembre scorso. Un percorso di riflessione e preghiera che ha permesso al presule di entrare nel cuore di una comunità con 7 frazioni presente su un territorio vasto e variegato, dove ha raccolto le voci e le speranze di tanti placanichesi, in particolar modo di anziani soli e malati, ma anche degli amministratori, dei rappresentanti delle varie associazioni ecclesiali e sociali, dei piccoli imprenditori e dei giovani. Una visita che dunque si è conclusa nel luogo mariano, considerato un vero ospedale da campo spirituale per tanti sofferenti che giungono per trovare sollievo, per esprimere una profonda gratitudine alla Vergine Santissima che da oltre mezzo secolo ha portato nel cuore della Locride la carezza di Dio, grazie anche a Fratel Cosimo, fondatore dell'Opera Mariana, che attraverso l'evangelizzazione in questi anni ha aiutato tantissime persone a sperimentare l'amore di Dio. E proprio all'inizio del momento della sua evangelizzazione, che ha avuto al centro della meditazione i versetti 35 e 37, tratti dal capitolo 35 dell'Evangelo di Marco. Fratel Cosimo, anche a nome della comunità e di tutto il popolo dello Scoglio, ha rivolto parole affettuose di benvenuto al Vescovo. Oggi volge al termine la vostra visita pastorale nella parrocchia di San Basilio Magno di Placanica e il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio che sorge in Santa Domenica. Con la vostra presenza, ha detto Fratel Cosimo, in mezzo a noi, questo pomeriggio usufruisce anche in questa grazia particolare, e cioè il pastore che viene a visitare il suo gregge. Un piccolo paese, ma fervente per Monsignor Oliva, credo che proprio per questo Maria ha una predilezione speciale per questa comunità. Una comunità piccola ma generosa e collaborativa, nella quale è nato questo santuario, ha sottolineato ancora, ringraziando il Signore per Fratel Cosimo, figlio di questo paese, promotore di questa meravigliosa opera. So che molti di voi sono venuti da lontano, ha continuato il presule, rivolto ai pellegrini, molti dei quali provenienti dalla Sicilia.